Un saluto ai telespettatori della Nuova TV. Stiamo a commentare immagini del satellite che sono eloquenti, parlano di tanta nuvolosità sull'Italia. Per fortuna la nostra regione un pochino è rimasta fuori. Certo, stamattina, stanotte, tra stanotte e stamattina è piovuto tanto sulla nostra regione, ma erano giorni che non pioveva così in modo abbondante, quindi la pioggia comunque è utile all'agricoltura. Sicuramente è andata peggio sulle regioni centrali, sul nord-est, dove sta piovendo di brutto e ci sono anche forti nevicate, un dato piuttosto significativo. Questo a dimostrazione del fatto di aria fredda in quota. Ci sono nevicate, come dicevo, intorno ai 1700-1800 metri, quindi l'Appennino centrale sta ricevendo quantitativi di neve fuori stagione, se vogliamo. Vediamo l'immagine del satellite, appunto, vedete l'Europa lascia un po' di l'alta pressione lascia un po' di sereno sulla Spagna, sulla Francia, ma vedete altre perturbazioni arrivano da nord-ovest e sull'Italia c'è una classica situazione depressionaria. La parte più attiva con la ritornante della perturbazione sull'Italia centrale, da noi ci sono delle schiarite che le possiamo guardare meglio con l'ingrandimento del satellite. Vedete il grosso del maltempo lì tra le Marche e l'Abruzzo, la Toscana, l'Umbria, sul resto dell'Italia centro-meridionale. Vedete tanta nuvolosità irregolare, ma la perturbazione ormai è a ridosso della Puglia. Vedete, sta abbandonando il tacco della Puglia, quella che ha portato i fenomeni questa mattina sulla Basilicata. Ci sono altre nuvole, però, che arrivano da ovest e potrebbero ancora portare dei piovaschi. C'è un'altra immagine del radar. Il radar ci dà meglio l'esatta proprio dimensione delle nuvi e delle piogge. Vedete le parti colorate tra il verde e il blu denotano la presenza di precipitazioni più o meno forti e, come dicevo, come si vede anche dall'immagine del satellite, sono presenti proprio tra le Marche, tra l'Umbria, parte della Toscana e sul nord-est, dove ci sono fenomeni ancora intensi. Se il resto dell'Italia meridionale, vedete, non ci sono in questo momento fenomeni particolarmente forti che il radar quindi non riesce a rilevare. Andiamo a vedere per il resto della giornata di oggi cosa ci aspetta. Vediamo ancora un pochino di possibilità di piogge nelle zone più occidentali. Come dicevo, è prevista ancora il passaggio di qualche cellula sparsa sul territorio. Meno frequenti, meno possibili le piogge sulla parte orientale perché l'Appennino farà da barriera. Invece qualche pioggia nel pomeriggio ancora sulla parte più occidentale. Vediamo domani. Domani è una giornata nel complesso discreta, se vogliamo, a parte la parte sud della regione, quella più vicina al flusso perturbato da sud-ovest, che va a impattare contro la catena appenninica, sul resto della regione, vedete, c'è tanto sole, insomma, un po' di piogge saranno possibili sulle parti interne della regione, poco probabili invece sulla provincia di Matera, mentre le piogge insisteranno per quasi tutta la giornata di domani sulla costa tirrenica, sulla Lagone Cresese, e non escluso, vedete, qualche fiocco di neve anche lì, essenzialmente tra il Sirino e il Pollino, perché le precipitazioni forti potrebbero far cadere la neve anche intorno ai 1900-2000 metri di quota, quindi solamente su quote molto elevate del nostro Appennino. Vediamo temperature, mari e venti per domani. Temperature rimangono stazionarie nei valori massimi, intorno ai 15-16 gradi a Potenza, 20-21 a Matera. Ecco, qui ci sarà un po' di rialzo per via del fen indotto dall'Appennino, mentre le minime scendono su valori al di sotto delle medie, intorno ai 7 gradi a Potenza e ai 9 gradi a Matera. La ventilazione sarà piuttosto sostenuta da ovest e sud-ovest. Rimane un debole scirocco sullo Ionio, vedete, poco mosso perché appunto il vento da sud-ovest va a fermarsi contro la catena appenninica. Invece il Mar Tirreno, mosso o addirittura molto mosso per la giornata di domani. La domenica c'è un lieve peggioramento, un'instabilità maggiore. La depressione rimane comunque sull'Adriatico, ma prenderà un pochino più direttamente anche la nostra regione, soprattutto la parte nord sarà quella interessata maggiormente da fenomeni. E ancora una volta la parte della costa tirrenica, dove il vento da sud-ovest continuerà ad impattare contro i rilievi montuosi, e quindi lì è probabile la possibilità di piogge più diffusamente nel corso di domenica. Sul resto della regione, piogge che interverranno soprattutto nelle ore più calde della giornata, più calde si fa per dire perché le temperature sono piuttosto basse, ma insomma nelle ore diurne saranno più probabili. Poi in serata avremo un generale miglioramento. Vediamo la situazione delle temperature dei mari e venti per domenica. Temperature, come dicevo, più o meno stazionarie, un po' in lieve diminuzione dove ci saranno le piogge, quindi 14 gradi a Potenza e vedete anche a Matera perde qualche grado, intorno ai 18 gradi, minime di 8 gradi a Potenza, 11 a Matera. Generalmente siamo un paio di gradi sotto le medie, ma veniamo da un periodo particolarmente lungo con temperature sopra le medie che è durato quasi 2 mesi, ecco, è un dato molto importante questo. La ventilazione rimane da sud-ovest, ma perde di intensità più debole, mentre il Mar Tirreno rimane
ancora mosso, lo Ionio poco mosso per via di un debole scirocco. La tendenza per la prossima settimana ci dice che comunque avremo ancora instabilità. Sicuramente le temperature torneranno ad aumentare, ma l'aumento delle temperature favorirà un incremento di temporali nel pomeriggio, quindi vedete ho messo nelle zone interne, ma potrebbero capitare un po' dovunque. E c'è ancora rischio pioggia, questa è una cartina per lunedì, ma potrebbe valere anche per diversi giorni della prossima settimana, perché dicevo, in quota rimarrà sempre aperta una piccola ferita, potrà dare origine a fenomeni, soprattutto nelle ore diurne. Nel corso della serata poi la nuvolosità tenderà a scemare, insomma. Una situazione instabile, tendente al bello, insomma, verso fine settimana prossima, ci saranno ancora tanti giorni. Nel complesso, dopo questa diminuzione del fine settimana, tenderanno a riportarsi nelle medie stagionali. Per oggi è tutto e arrivederci al prossimo appuntamento. Buona giornata.